Buonasera cari amici, sono Fiorella. Oggi ho chiesto ai nostri amati amici invisibili di illuminarci sulla parola karma. Ascoltate attentamente, anche se so che è un tema ostico, ma sicuramente con un po' di buona volontà riuscirete a capire la grandissima giustizia divina, nonché bellissima. Ascoltiamo attentamente il messaggio. La parola karma altro non è che un debito, debito karmico. Mi spiego, se io fossi un re e quel re altro non fa che spassarsela, allora la prossima vita altro non è che un mendicante che erra senza meta. Errare senza meta altro non significa che non potere e o capire fare altro che lo straccione. Perché? Perché davanti a sé non esistono e o sussistono motivi per svolgere una qualsiasi altra funzione. Questo è il karma che altro non si dice alto locato, ma nel quotidiano vivere un karma lo si consuma in ogni altra attività. Mi spiego, se oggi devo assistere a un malato e non lo faccio, quasi subito e lo si consuma. E sapete il perché? Perché il quotidiano vivere a questo porta. Allora uno dice, ma anche il re vive nel quotidiano? Ebbene sì, ma lui non deve rendere conto a nessuno, per così dire. È libero, tra virgolette, di fare del bene e o meno. Nel senso, se ho la giornata a disposizione e la uso per cazzeggiare, pardon, nulla fare, ecco il karma assai pesante nella prossima e o quasi incarnazione. Quasi, perché potrebbe anche essere la terza successiva a questa lasciata. Nel senso, quando una creatura è matura e pronta per capire il suo dolore, che altro non è che ciò che prima ha seminato. Oggi, per la prima volta, vi vogliamo spiegare il quotidiano vivere. Poniamo il fatto che nel quotidiano surfatto da ogni esperienza, altro non faccio che eliminare i miei doveri. Nel senso, io so che dovrei fare questo e o quello, ma me ne frego. Sbatto così la porta in faccia alla mia coscienza e mi diletto a fare tutt'altro. Ad un certo punto della tua stessa esistenza avrai così tante ma tante malattie da raccogliere e sai perché? Su sussistenza e o presenza della tua coscienza non ascolti i suoi richiami. Poniamo invece che tu sia quello che nella tua famiglia tutto si assume. Ecco che, chiaro, altro non hai fatto che tre piani di lavoro. Nel senso, tutto hai dovuto fare, altrimenti nessuno lo faceva per te. Ecco che ad un tratto verrai servito e riverito in ogni dove. Ora, su insistenza della nostra amata amica, vi svegliamo ogni passo e o mossa sbagliata. Nel senso, Dio ha scritto ogni nostra azione quotidiana e su questo non ci piove, anzi, è lampante. Se voi volete incominciare a leggere,
ma nel vero senso della parola. Cioè, sfido chiunque ci ascolta a dire non è vero. Io questo che sto subendo non l'ho fatto. Perché se così è, lo è soltanto per la famosa frase: chi la fa, l'aspetti. Perché Dio i tempi li conosce molto bene e sa quando, come e dove ispezionare e tornare la tua azione, o meglio detto, la tua intenzione. Sapete, amici, l'intenzione è ciò che viene punita e non l'azione. Mi spiego. Se io devo fare, faccio e basta. Dipende dal come scelgo di farlo. Badate bene, ho detto scelgo. Nella maggiore delle ipotesi si chiama libero arbitrio. Eccolo, il libero arbitrio lo si ha solo e come si sceglie di agire. Mi ripeto, non è l'azione che viene punita, ma l'intenzione con cui si fa. Altro esempio, la mia vita scorre e con il tempo il mio destino, cioè ciò che Dio ha scritto per me. Io devo imparare a fare bene una qualsiasi cosa che mi capita di fare. Dico capita, perché il caso non esiste. Se il caso non esiste, in ogni mossa non esiste neanche il karma. Mi spiego meglio. Se io devo fare una qualsiasi cosa che mi capita, tra virgolette, quella va fatta. Punto e basta. Tutto scorre in modo logico e perfetto, nel senso tutto è causa, cioè creazione, e si deve vedere l'effetto. Da qui diventa perfetto, cioè per effetto, cioè vedi cosa hai fatto, quanto capisci, e se lo capisci devi rimediare all'istante, per così dire, oppure quando trovi la forza. Se lì non lo fai, scatta il cosiddetto debito karmico. Mi spiego. Se io non ho saldato un debito, è logico e scontato, sale l'interesse. Più non saldo, più sale l'interesse. A quel punto ho da pagare molto salato le mie malefatte. Per farvi un esempio pratico, oggi ho sbagliato e so di averlo fatto, ma non voglio rimediare. Perché? Perché, come ho detto, non voglio rimediare. Ecco che l'azione sconcia e o meno diventa un piccolo dramma. E più aspetto e più cresce il dramma. Vi facciamo un esempio. Oggi ho sparlato in malo modo di una persona. Se non mi ricredo e non mi ravvedo, allora potrà arrivare il mio momento. Se l'accusa, che era piccola, la mia diventa grande, tanto che posso finire anche in galera, perché arriva qualcuno che mi ha accusato pesantemente, il che non è poco, vero amici? Grazie. Grazie per il vostro ascolto, per il vostro impegno, e so che ritroverete veramente meravigliose verità. Impegnatevi a capire e tutto vi apparirà più bello e più giusto. Grazie amici, a risentirci alla prossima.